Alla vigilia delle municipali, Andrea Catarci, già presidente dell'ottavo municipio, intende rilanciare da qui la sua candidatura. Siamo di fronte al CTO Andrea Lesini, un luogo simbolo per questo municipio, luogo di tante battaglie, di tante contese. Come mai qui? Qua davanti, per riaffermare la priorità che per il territorio, per la città, per il sistema sanitario rappresenta il CTO. Un ospedale che ha subito tanti maltrattamenti in questi anni, in questi lunghi anni, in oltre 10 anni, che anche negli ultimi periodi, negli ultimi 3 anni, malgrado la volontà anche codificata in tanti atti regionali di rilanciarlo, malgrado l'accordo tra la ASL e l'INAIL per il rilancio completo della struttura all'insegna dell'eccellenza ortopedico-traumatologica, è stato ancora penalizzato troppo nelle professioni, in tanti medici che sono stati spostati, costretti ad andarsene, marginalizzati, in tanto personale infermieristico che ha subito la stessa sorte, in tanto personale ausiliario che sta in grande difficoltà. Noi siamo qui a ribadire che questa questione centrale per il territorio e per la città, su cui il centrosinistra, in particolare in questo caso in ambito regionale in particolare, non è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto fino in fondo, costituirà una delle nostre stelle polari. La dobbiamo rimettere dritta come vicenda, dobbiamo, per il bene di questa città, di questo quadrante e del sistema sanitario regionale tutto, ridare al CTO quel respiro e quella capacità di essere un punto di riferimento ortopedico-traumatologico come può e deve diventare. Quindi siamo qui a dire: non è andato benissimo quello che si è fatto in questi anni sul CTO, ma tutto il nostro impegno sarà dedicato anche nella prossima consigliatura a rilanciare questa struttura, perché non ci arrendiamo di certo di fronte alle difficoltà di questo momento. Chiariamo qualche punto. Come mai innanzitutto l'accordo siglato tra la ASL e l'INAIL è stato disatteso? Era previsto in realtà un rilancio, è successo il contrario, perché? Questo è uno dei miracoli negativi di questi anni, non solo nell'accordo ma anche in alcuni documenti di programmazione regionale del CTO si cantano sempre le lodi e si dice che il CTO diventerà quel punto di riferimento addirittura per tutto il centro-sud nei suoi ambiti specialistici, e in realtà poi le politiche fatte dalla ASL hanno trasferito reparti, professioni, personale medico, personale infermieristico, spesso al Sant'Eugenio, sacrificando quindi di questa struttura, spesse volte da, anche addirittura da altre parti, anche non all'interno del territorio, e inoltre si è fatta una politica di utilizzo sempre più ridotto dell'unità spinale e anche dello stesso eliporto, che pure non solo è funzionale ma è stato inaugurato 4-5 volte in ossequio a politiche che negli anni passati hanno fatto un grande sperpero di denaro pubblico. E su questo terreno però dobbiamo recuperare terreno, la stessa regione in questi 2 anni che gli resta davanti, avendolo anche assunto formalmente nei suoi documenti, deve cambiare il passo. Non ci si può continuare a dire no, ma i dottori non possono restare qua, perché qui si va creando anche un clima di mortificazione tra gli operatori che rischia di essere un punto di non ritorno, e noi anche con una candidatura importante di uno dei lavoratori da in questi anni ha animato la mobilitazione al CTO all'interno delle liste che sostengono la mia candidatura, intendiamo rimetterlo al centro con decisione, a partire anche dalle vicende peggiori. Siamo davanti a questi striscioni, la Maca SRL sta licenziando in questi giorni 75 lavoratori che si occupano delle pulizie, che si occupano della sanificazione, quindi servizi essenziali non solo al CTO ma anche al Sant'Eugenio e al Grassi. Li sta licenziando inopinatamente, addirittura chiedendogli 11.800 euro indietro a persone che di stipendio variano da 900 a 1.200 euro mensili. Lo fa dentro una diatriba con la ASL che non gli riconosce tutti i soldi, ma le diatribe tra l'ASL e la società di servizi non le possono pagare di certo i lavoratori, e in questo momento, facendolo pagare ai lavoratori, si stanno mettendo altri rischi dentro l'operatività del CTO, che ancora non ci sono ma che rischiano di starci se si fermano i colleghi di questi lavoratori, che sono ovviamente solidali come il municipio, come il sottoscritto, con la vicenda dei 75 licenziati, perché poi magari si va dentro sale operatorie che non sono state necessariamente sanificate come dovevano, e si va dentro le parti che dove non c'è il servizio di pulizia essenziale, e su questo terreno anche lì bisogna che la regione si faccia parte attiva, perché poi alla fine il mittente politico è la regione Lazio, anche della ASL Roma 2
che ha inglobato la vecchia Roma C, e che dica che i lavoratori non possono pagare il rischio di impresa dell'AMACA, che la vicenda tra l'AMACA stessa, la società privata, e la ASL Roma 2 non può ricadere sui lavoratori, che devono anzi essere rimessi subito nelle condizioni di riprendere il loro lavoro e di fare quello per cui c'è bisogno come collettività, cioè l'operazione di pulizia e sanificazione delle strutture. Un'altra spina nel fianco del CTO Andrea Lesini, chiaramente il pronto soccorso. Se ne parla da anni, un pronto soccorso che non c'è, ma è stato in realtà allestito di recente un punto di primo soccorso che tuttavia non funziona. Perché? Il punto di primo soccorso è stato, come dire, il risultato residuale dei tagli che dal 2012 hanno privato prima di un pronto soccorso generalista come c'era e poi di un pronto soccorso specializzato in ortopedia e traumatologia come c'era, tolte queste due cose è rimasto un punto di primo soccorso che è comunque una struttura importante, che ha avuto anche, come dire, un restyling strutturale praticamente completo di recente sul finire dello scorso anno, però ovviamente è adesso una struttura che risente non tanto in sé, nel suo funzionamento, funziona anche benino, ma risente del fatto che non ci sono tante dei reparti che stavano qua dentro prima e che oggi non ci sono più. Quindi su questo terreno, anche per questo, nell'ultimo atto aziendale che si sta ancora discutendo, come municipio abbiamo proposto all'ASL Roma 2 di riportare qua almeno 3 ambulatori, uno di ortopedia, uno di chirurgia e uno di urologia. Chirurgia e urologia sono proprio due dei reparti che in questi anni sono stati dismessi e che funzionavano anche bene, con professionisti eccezionali. E bisogna riportare almeno degli ambulatori che ridiano anche alla struttura del punto di primo intervento e anche all'intero ospedale la fiducia nelle proprie possibilità di poter trattare un malato, perché poi quando si porta un malato per un trauma non è che si sta lì a pensare che ci possa essere solo quel trauma, no? Cioè una botta alla testa può avere tante conseguenze su tante altre questioni e non ci può essere solo il trattamento locale del trauma. Catarci, sia in merito al destino del CTO Lesini, sia in merito al destino dei 75 lavoratori dell'AMACA che perderanno il posto di lavoro, voi vi siete appellati al presidente Zingaretti. Proprio ieri il presidente Zingaretti annunciava esiti positivi rispetto alla sanità laziale e un efficientamento delle cure. Come si spiegano questi risultati? Queste contraddizioni stanno dentro un sistema regionale minato da anni di follie, da anni di sperperi, di appropriamenti indebiti di denaro pubblico, di politiche che hanno facilitato gruppi di potere. Il presidente Zingaretti in questi 3 anni ha provato, credo seriamente, a rimettere in sesto una macchina che andava a sbattere di continuo, però su molti terreni bisogna riconoscere che il lavoro non è stato sufficiente. Sul CTO il lavoro che è stato condotto non è stato sufficiente. Bisogna invertire la tendenza e passare dalle affermazioni di principio alla sostanza. Vanno riportate qua dentro le professionalità che ci vogliono venire, perché poi questo ospedale ha creato anche tanti legami. Non è un ospedale di territorio, come banalmente si dice, come qualche volta diciamo noi stessi in un impeto di affetto, è un ospedale importante all'interno dello scacchiere regionale del sistema sanitario. In altre parti si sono ottenuti risultati discreti, sul piano del bilancio in particolare, dei conti, ma qua le politiche regionali sono state ampiamente insufficienti, vanno cambiate. Il CTO deve ridiventare davvero un punto di riferimento, altrimenti non facendolo oggettivamente si fa un regalo a pezzi di sanità privata, che in alcuni casi sono bravi anche la sanità privata, ma perché rinunciare ad avere un polo pubblico? Perché non tutti possono permettersi una sanità privata. Allora, in base a questi risultati, la Regione in questi anni non si è mostrata un interlocutore quantomeno efficiente. Si può sperare in un nuovo sindaco? Si può sperare sicuramente in una congiuntura politica complessivamente diversa. Io penso che il presidente Zingaretti, da commissario della sanità laziale, si è affidato a una struttura che è quella della cosiddetta cabina di regia sulle questioni sanitarie, che non ha dimostrato su questo territorio, su questo specifico versante del CTO, l'attenzione dovuta. Spesso le cose le abbiamo sapute per vie traverse e spesso sono stati elementi negativi che hanno depauperato l'ospedale di qualcosa. Va cambiato qualcosa anche là e poi va fatto un semplice controllo. Quello che nei documenti la Regione Lazio ha scritto dalla ASL non è stato mantenuto e quindi
quindi qualcosa non funziona. Allora, o c'era una, come dire, un qualcosa di stonato in quei documenti, e allora ci si deve dire che il CTO non si vuole che diventi un'eccellenza ortopedico-traumatologica, e penso che sarebbe grave, ma non penso che sia così, oppure si deve cambiare le politiche sostanziali dell'ASL e della cabina di regia regionale che ha mal funzionato. Catarci, il grande problema di Roma in questo periodo e negli ultimi anni è stato un ingresso forse a gamba tesa anche della magistratura, perché come in questo caso, se gli accordi siglati non vengono fatti valere, non si sa a chi rivolgersi e dunque si ricorre in extrema ratio alla magistratura. Andrà avanti ancora così? Penso che andrà avanti così in tanti versanti. Qui non è stata una questione di magistratura, qui è stato proprio un gioco un po' al massacro in cui la precedente ASL, l'ultima gestione della ASL Roma C prima dell'accorpamento, con una serie di politiche anche complesse in cui c'era anche una volontà, un istinto, un tentativo comunque di riorganizzazione che dentro strutture della sanità è ovviamente positiva, perché va ripensato pure, no, il ruolo del pubblico, il suo modo di organizzarsi e di utilizzare le risorse, però alla fine si è risolta in una penalizzazione di fatto troppo, troppo evidente. E c'è un clima all'interno dell'ospedale che si avverte di mortificazione, di medici anche importanti che cercano una via personale perché non sentono più di trovare un futuro dentro questo ospedale. Il peggiore degli errori quando si ha a che fare con una struttura pubblica è mortificare chi ci sta dentro, le tue risorse migliori, perché è evidente che se quel clima lì vince, poi le politiche le puoi fare buone quanto ti pare, buone o cattive, ma l'esito è comunque disastroso. E siccome serve dare iniezioni di fiducia, qui vanno fatti degli elementi di ripartenza sostanziale che possano far vedere che c'è volontà di rimettere in piedi l'eccellenza ortopedico-traumatologica del CTO. Noi siamo qui a dire che, malgrado le difficoltà di questi anni, appunto, che non nascondiamo, malgrado il municipio è sempre stato dalla parte di questo ospedale perché lo sente proprio come un pezzo costitutivo della sua vita di tutti i giorni, e noi rifaremo di nuovo tutto quello che è nelle nostre possibilità e speriamo qualcosa di più per rimettere in sesto la questione del CTO e per dare ali a un'ipotesi di rilancio che dalle professioni, dal personale medico, infermieristico e ausiliario venga avvertita come una strada possibile, perché oggi c'è anche tanto sconcerto su questo. Catarci, seconda tappa del suo tour elettorale, Tormarancia dove è nato un museo a cielo aperto. Di che si tratta? Si tratta di uno splendido lotto, già molto bello in sé, ma molto deficitario sul piano della manutenzione, che grazie a un bel progetto presentato dall'associazione 999 Contemporary insieme al municipio e all'Ater abbiamo riqualificato in 21 facciate. 21 facciate sono diventate opere d'arte per grandi artisti e giovani e nuovi artisti della street art mondiale, sono venuti anche dall'Argentina e da tante parti del mondo, dalla Francia, dall'Italia, da Roma 70, anche da quartieri vicini e da posti molto lontani. Questo lotto ha ripreso vita e è diventato un centro importante di iniziativa, tanto che è nata una bella associazione di ragazzi giovani e anche qualche meno giovane del quartiere, con Emiliano Tagliavini, presidente di questa associazione, che sarà candidato nelle nostre liste e che sta cercando di gestire la manutenzione e la divulgazione di questo che è diventato il museo all'aperto Shanghai Tormarancia. È una bella iniziativa, quindi anche poi finalizzata a ottenere reddito per i cittadini del territorio e non da ultimo di aprire uno squarcio sui tanti problemi che ha un quartiere popolare come Tormarancia: manutenzione scadente, ATER latitante, malgrado su questo progetto abbiamo avuto un'ottima collaborazione, e tante questioni sostanziali da affrontare: tetti, case, infiltrazioni, stabilità, manutenzione spicciola, le porte, le finestre, i cornicioni, tante cose che anche grazie a questo bel progetto che sbarcherà la Biennale di Venezia, dove siamo stati invitati proprio per Big City Life, può avere un po' di attenzione di più di quella poca che c'è stata in questi anni, perché Tormarancia se lo merita, perché è uno dei nostri cuori popolari e lo vogliamo curare fino in fondo. Quindi veniamo qua per dire che abbiamo fatto un bel progetto, che ne siamo contenti, che ha anche permesso ad alcuni ragazzi del quartiere di prendere l'iniziativa e di guadagnare quote di reddito valorizzando il proprio quartiere, ma che anche qui veniamo a dire che assumiamo la sfida che dal bel progetto riusciamo ad affrontare meglio anche tanti problemi sostanziali di Tormarancia, che parlano della qualità della vita spicciola nelle case, negli spazi ATER e anche di fuori, perché anche gli spazi comunali
hanno bisogno di più energie e più risorse. Catarci il tour prosegue con altre due tappe, il Nido Armonia a Roma 70 e gli Orti Urbani. Perché? Perché andiamo a fare anche in queste altre due tappe, come nelle prime due, una rivendicazione di un lavoro svolto e un rilancio dell'iniziativa che abbiamo portato avanti in questi anni. Al Nido Armonia andiamo a dire che in questi anni il municipio ha fatto un piccolo miracolo trovando le risorse per riqualificare una struttura chiusa da tanto tempo, un nido di 60 posti, prezioso, con le liste d'attesa lunghissime che ci sono in tutti i municipi ed anche nel nostro. I lavori sono quasi in conclusione, il nido per il prossimo anno sarà disponibile. E diciamo però che qui le politiche fatte in questi anni dal Comune di Roma, quelle di non aprire nuovi nidi pubblici e di regalarli ai privati dopo aver fatto i salti mortali magari per riqualificare la struttura o farne di nuove, non ci stanno bene, non la possiamo tollerare. Laddove l'operazione è pubblica, la riqualificazione è pubblica, i soldi spesi sono pubblici, il Comune di Roma nel suo bel bacino di personale educativo, che è uno dei tronconi importanti del personale di cui il Comune dispone, deve trovare le risorse per aprirlo in proprio, non lo può regalare al privato dopo averci speso i soldi per rimetterlo in sesto. E quindi faremo una battaglia, perché sappiamo già che ci verrà risposto dall'assessorato e dal Dipartimento Comunale che non ci sono le risorse per metterci il personale. Noi gli diremo che le risorse ci sono, perché c'è tanto personale precario che può essere impiegato facendolo lavorare, quindi dando soddisfazione a loro e dando una risposta pubblica a una struttura che è stata riqualificata con soldi pubblici. Ultima tappa, Orti Urbani Tre Fontane. Un altro delle cose fatte in questi anni insieme ai cittadini di cui andiamo orgogliosi, e andiamo a dire là insieme a Marcello, che è uno degli animatori degli Orti Urbani che si candiderà anche lui nelle nostre liste, che lì abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo preso delle discariche dove venivano spesi anche due volte l'anno decine di migliaia di euro per fare interventi di riqualificazione e bonifica per portare via i rifiuti, li abbiamo trasformati per il loro lavoro essenzialmente con l'appoggio e il sostegno del municipio nella più grande esperienza di orti urbani che c'è a Roma, una delle nove di questo municipio che crede strategicamente nell'attivismo dei cittadini per uscire dalle situazioni di degrado. E oggi sono un grande punto di incontro, di socialità di un quartiere che ce ne ha poca, come il Tintoretto Tre Fontane, di riscoperta dell'agricoltura, di pedagogia, perché dentro c'è una parte didattica, ci sono le api, c'è la piazzetta di incontro, ci stanno tantissime iniziative ogni settimana, in particolare nei weekend, c'è l'agricoltura quotidiana, 100 appezzamenti ormai siamo arrivati, tantissimo, appunto la più grande esperienza di Roma. E però diciamo che anche lì vogliamo rivendicare il lavoro fatto lanciando una sfida verso il futuro. Roma è piena di aree degradate, anche questo municipio ne ha tantissime. Purtroppo in questi anni, mentre il municipio le aiutava, il Comune di Roma le penalizzava, le bloccava per cavilli burocratici, per un nulla osta che non arrivava, per un'autorizzazione che si negava. Ecco, noi chiederemo al prossimo sindaco e alla prossima giunta, chiunque sarà, io spero che il prossimo sindaco sia Stefano Fassina, ma chiunque sarà, gli chiederemo fortemente da questo municipio di scommettere su queste esperienze, di esploderle, di farle diventare la norma, perché ci stanno tantissimi cittadini che in tanti modi, e gli orti urbani è uno dei migliori, che si vogliono prendere cura di pezzi di degrado che l'amministrazione non è in grado di trasformare in risorsa. I cittadini molte volte sono in grado di farlo. Quindi andiamo là a dire quanto sono belli i nostri orti, quanto sono stati bravi i nostri cittadini, l'associazione Tre Fontane che li ha creati, ma che quella cosa lì deve diventare la norma, una delle tappe, una delle strategie, uno dei mezzi per uscire dal degrado di questa città.